Il Bitonto Calcio è un cantiere aperto in cui per fortuna il capomastro e i suoi collaboratori sanno il fatto loro. Così nel pieno di una tempesta imprevedibile e spietata non si rinuncia alle grandi firme, quelle che potrebbero consentire un campionato quantomeno dignitoso. Dunque, in questo mercato flash obbligato, le scelte del DS Leonardo Rubini sono in sintonia con la strategia indicata da mister Nicola Ragno. Nel mirino, calciatori di grande esperienza e possibilmente già con la preparazione nelle gambe, sì da essere pronti ad affrontare un torneo tutt'altro che facile. A rinforzare il centrocampo arriva Domenico Di Cecco dal Cerignola. Per l'attacco c'è Vittorio Triarico, 31enne ex Monopoli, insieme al 25enne Leonardo Taurino, proveniente dalla Vimborese, e Vincenzo Pepe, 33 anni, della Provercelli. Con loro anche il mediano under cerignolano Michele Fucci. Trattative sono in corso per il difensore Alex Sirri del Picerno, il centrale Andrea Petta della Casertana, l'esterno Alessio Palmisano del Casarano e il mediano Giorgio Capece della Paganese. Viene smentita la voce insistente che voleva il barese Nicola Strambelli, indubbiamente un top player per la categoria, vicino alla società del presidente Francesco Rossiello. Frattanto, con i lavori febbrilmente in corso, bussa alle porte insidioso l'esordio del girone H di Serie D, contro una delle tante corazzate, la Fidelis Sandria di Panarelli, storica blasonata rivale dei Leoncelli, che purtroppo giocheranno a porte chiuse, dal momento che non ha sortito esito positivo il sopralluogo dell'ingegnere della Lega Nazionale Dilettanti, che ha ritrovato sconsolato il Città degli Ulivi nelle medesime deprimenti condizioni di 2 anni fa.